progetti realizzati in questi anni con AGS sono stati molteplici. Chiaramente collaboriamo quotidianamente con AGS per quello che riguarda ovviamente la rete idrica, la rete fognaria, e chiaramente ci avvaliamo dei servizi di AGS per tutto quello appunto che riguarda il nostro settore idrico. Ad oggi la collaborazione è molto serrata, anche nella prospettiva appunto di intervenire in quelle che sono le criticità a livello idrogeologico del nostro paese, e in questo senso devo dire che AGS ci sta aiutando molto, e quindi le progettualità anche in ottica futuro sono veramente fitte e la collaborazione è ottimale. Uno degli interventi che abbiamo recentemente fatto assieme al GS appunto riguarda la gestione della rete idrico-fognaria nella frazione di Cisano, che presentava grosse criticità sotto profilo del sovraccarico. In questa prospettiva GS, su nostra sollecitazione, è intervenuta e insieme abbiamo trovato la soluzione, e pertanto ora il sistema idrico-fognario della parte di Cisano è stabilizzato. Nel prossimo futuro interverremo nuovamente assieme alla GS per alleggerire ancora una volta il carico su quell'area delicata del nostro paese. Sì, ecco, la comunità, non mi riferisco soltanto a quella bardolinese, richiede chiaramente ad AGS, nei limiti delle proprie possibilità, ovviamente nel reperimento delle risorse necessarie, la realizzazione di quella che è un'opera per noi di fondamentale importanza, che è appunto il collettore del Garda. Quindi quello che sarà importante da parte nostra e da AGS è ovviamente serrare i ranghi e fare tutto il possibile per riuscire a reperire le finanze necessarie per realizzare quest'opera, che per noi è di vitale importanza.